colpo al postamat di Santo Stefano Magra, rubati circa 30.000 euro. Controlli rigorosi della polizia locale in vista del weekend. Ieri sera 9 denunce per consumo di droghe e musica ad alto volume. Corte Costituzionale no all'IMU sulla seconda casa se è la residenza di uno dei due coniugi. Risultato raggiunto da Confedilizia. Fai d'autunno, protagonista alla Spezia la scoperta e la storia del porto mercantile. Spezia Calcio, le Aquile si preparano al match contro la Cremonese al Picco. Buonasera e benvenuti ad una nuova edizione del TLS Giornale. In apertura alla cronaca, lo abbiamo sentito anche nei titoli, questa mattina verso le 5 è stato preso di mira il postamat di Santo Stefano Magra, che è stato fatto saltare per poi essere ripulito del denaro. Spaccata anche la porta dell'ufficio postale. Ad agire sarebbe stato più di un soggetto e secondo una prima stima dal bancomat sarebbero stati rubati circa 30.000 euro. Sul caso indagano serratamente i carabinieri della compagnia di Sarzana, che si stanno concentrando soprattutto sull'analisi delle immagini raccolte dalle telecamere di sorveglianza della zona. E continuiamo con la cronaca. Come ormai di consuetudine, infatti, anche nella serata di ieri, gli agenti della polizia locale, oltre ad assicurare i servizi di stretta competenza riguardanti la sicurezza stradale cittadina, hanno avuto modo di dedicarsi a mirate attività per assicurare il rispetto delle ordinanze e regolamenti comunali vigenti in materia di decoro e sicurezza urbana. Gli agenti si sono concentrati in particolare presso i giardini pubblici di via Mazzini, dove hanno sorpreso tre giovani che stavano facendo uso di hashish e cocaina, mentre in via dell'Unione altri due ragazzi sono stati colti mentre consumavano marijuana. A tutti e cinque i consumatori, in parte italiani e in parte stranieri di un'età compresa tra i 20 e i 27 anni, saranno segnalati in qualità di assuntori alle prefetture di residenza. I controlli si sono estesi anche nel quartiere Umbertino, dove a seguito probabilmente delle numerose sanzioni contestate nel corso dell'estate appena trascorsa, non si sono rilevati locali o circoli che emettessero musica in violazione delle prescrizioni vigenti. E cambiamo ora decisamente argomento. Esentato dall'IMU anche il coniuge che risiede e dimora abitualmente in una casa diversa da quella principale, ubicata nello stesso comune o in un altro. La Corte Costituzionale chiude un'annosa vicenda dichiarando illegittima la norma del Salva Italia del 2011 che limitava l'esenzione IMU solo alla prima casa, relegando l'altra e seconda e in quanto tale soggetta all'imposta sugli immobili. Molti i casi anche nel comune della Spezia. Abbiamo a questo proposito sentito l'avvocato Luca Damian, presidente provinciale Confedilizia. Sentiamolo. Ci sono voluti 23 mesi, 6 sentenze negative della Corte di Cassazione, ma finalmente il 13 ottobre del 2022 la Corte Costituzionale ha ristabilito l'equità e la giustizia nei rapporti tra comuni e coniugi che, vivendo separati per motivi di lavoro, assistenza, sanità, possono continuare a godere dell'agevolazione IMU due volte, perché naturalmente, come ha detto la Corte Costituzionale, l'evoluzione della famiglia fa sì che motivi di lavoro, di assistenza o sanità possano portare i coniugi a vivere separati, non per scelta ma per necessità, proprio le necessità che determinano la possibilità del doppio godimento dell'IMU. È un doppio godimento che aveva purtroppo che era stato naturalmente revocato nella maggior parte dei comuni a seguito delle sentenze della Corte di Cassazione, ma che oggi viene definitivamente ripristinato, almeno fino al 2020-21. Dal 2022 devi scegliere quale delle case deve essere considerata come prima casa e quindi solo ed esclusivamente in un caso, ma negli altri casi, cioè fino al 2020, naturalmente i due coniugi che vivevano separati e in due residenze
diverse potranno continuare ad avere l'agevolazione della prima casa solo ed esclusivamente quando questa situazione sia determinata per motivi di necessità. E i motivi di necessità sono sempre gli stessi: motivi di lavoro, motivi di assistenza, motivi di sanità. Naturalmente questo è stato un merito anche e soprattutto dell'associazione che rappresento, perché se leggerete naturalmente la sentenza per intero, soffermatevi al punto 2.4, perché in questo è espressamente indicata l'associazione che rappresentano, chiaramente l'associazione a livello nazionale, che ha voluto e che si è battuta naturalmente per ottenere questa sentenza e soprattutto per ottenere giustizia per i proprietari, perché naturalmente la casa, come a volte diciamo anche nella nostra trasmissione, è il luogo di crescita di quella che, diciamo, dell'entità più importante che è la famiglia. Termomeccanica, anche i lavoratori azionisti hanno accettato l'offerta di vendita dell'azienda. Sentiamo a questo proposito Riccardo Sottanis nella nota della settimana. Si è conclusa nel migliore dei modi l'iniziativa dei 230 lavoratori della termomeccanica, operai, impiegati e quadri, che nel 1995 investirono la liquidazione per salvare la loro azienda. EFIM, il colosso delle partecipazioni statali, esaurì in quel periodo il suo compito, lasciando al loro destino numerose società che fino a quel momento avevano usufruito dell'ombrello pubblico. Termomeccanica, già allora leader nel settore dell'impiantistica e dell'ecologia, rischiava di chiudere. Fu grazie all'iniziativa del comune e di un gruppo di imprenditori che si riuscì a trovare la strada per proseguire l'attività di un'azienda con un secolo di storia e all'avanguardia nel suo settore, quel settore dell'ecologia che oggi rappresenta il fulcro dell'attività di un gruppo che opera in varie parti del pianeta. Al suo salvataggio contribuirono in modo decisivo i 230 dipendenti che su iniziativa dei sindacati aderirono con convinzione a quello che viene oggi chiamato azionariato diffuso. Fu così che iniziò la rinascita di Termomeccanica. L'arrivo poi di un grande manager come Enzo Papi fece compiere alla fabbrica spezzina quel passo necessario per affrontare le grandi sfide in campo internazionale. Oggi, con il nuovo assetto societario, è di pochi giorni fa la vendita ad una società americana, i lavoratori azionisti hanno deciso di accettare l'offerta di vendita delle loro azioni. Già beneficiati dai dividendi arrivati nel corso degli anni, riscuoteranno un gruzzolo milionario. Al di là dell'aspetto meramente economico, resta l'esempio di un gruppo di lavoratori azionisti che con un investimento complessivo di circa 200 milioni di vecchie lire evitarono il fallimento della loro fabbrica. In tutti questi anni hanno avuto un loro rappresentante nel consiglio di amministrazione e partecipando così alle scelte dell'azienda e contribuendo al suo sviluppo. Un'iniziativa quasi unica nel panorama nazionale e che ha dimostrato quanto sia importante il contributo che il lavoratore azionista può portare al suo gruppo. Il 9% dei liguri dopo la pandemia da Covid-19 soffre in forma moderatamente grave o grave di una sintomatologia depressiva o ansiosa. 5 anni fa era il 7%. I disturbi psichiatrici sono in aumento e colpiscono in particolare i giovani duramente segnati dal lockdown, che hanno acuito una situazione già difficile a causa della crisi economica e del precariato. È il quadro emerso dalla conferenza Promuovere la salute psicologica nella popolazione, organizzata dall'Ordine degli Psicologi della Liguria a conclusione degli eventi organizzati per la Giornata Nazionale della Psicologia. Anche in Liguria l'Ordine conferma che l'incidenza di disturbi depressivi e disturbi di ansia è raddoppiata negli adolescenti rispetto ai dati pre-pandemia. E veniamo ora, come di consueto, all'appuntamento con l'anteprima della pagina spezzina di Spezia 7, all'interno del quotidiano cattolico Avvenire, che troverete domani nelle edicole e nelle parrocchie. La rassegna è a cura di Elena Voltolini.
Il cuore di tanti aiuta l'Emporio, nuovo successo per la raccolta alimentare. Oltre 18 tonnellate di merci e prodotti infatti sono stati donati per l'Emporio della Solidarietà. A fianco venerdì prossimo la veglia missionaria sarà presieduta in diocesi dal Vescovo, venerdì prossimo alle 21 in cattedrale alla Spezia. Questo in preparazione alla giornata missionaria mondiale che si terrà poi domenica prossima. A centropagina due anniversari sacerdotali, i 50 anni di sacerdozio di Don Carlo Brizzi e ben 65 anni invece di sacerdozio di Don Guido Corradini sono stati celebrati nei giorni scorsi. A centropagina Cultura e Tempo Libero, l'Università della Terza Età fondata da Carlo Lupi è parte integrante dell'offerta formativa dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose. E a fianco l'anno catechistico del Canaletto inizia all'insegna della generosità. A fondo pagina poi ci spostiamo a Monterosso, San Cristoforo, il dipinto che raffigura appunto San Cristoforo che porta sulle proprie spalle il bambino Gesù è tornato dopo un attento restauro nella chiesa appunto nella quale si trova da tanto tempo. E a fianco nei versi di Attimi di Cremolini si confronta con i temi della vita e del mistero. E infine le celebrazioni che si terranno nel 2026 per l'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi, ma che inizieranno già il prossimo anno e questo anche nello Spezzino, in particolare a Sarzana, dove sono già tante le iniziative allo studio. Il Niccolò V sta appunto preparando molte iniziative. Queste le principali notizie che potrete leggere domani sull'inserto Spezzino del quotidiano cattolico Avvenire. Passiamo ora alla pagina culturale del nostro telegiornale. Le giornate del FAI d'autunno alla Spezia avranno come protagonisti il porto mercantile e la sua storia. Vediamo a questo proposito il servizio di Davide Morina e Maria Cristina Sabatini. In questa edizione delle giornate FAI d'autunno la delegazione FAI della Spezia ha scelto di raccontare il porto. Come mai questa decisione? Il FAI non si occupa soltanto di monumenti in senso tradizionale, ma tutto ciò che è il nostro patrimonio, tutto ciò che esprime l'identità di un territorio. Altre volte la nostra delegazione ha puntato i riflettori per le aperture, le giornate sia di primavera che di autunno su luoghi che sono identitari. Pensiamo a, tanto per citarne uno, l'arsenale militare. Quindi il porto abbiamo considerato che è effettivamente uno dei luoghi più significativi della nostra città. Esprime un'identità, esprime un patrimonio di valori e quindi era un'intenzione di poterlo fare conoscere, anche perché è sempre chiuso e quindi grazie a queste giornate ci sarà la possibilità per chi vorrà di poter vedere che cosa c'è al di là di questo muro particolare che è appunto qui nella nostra città. E nello stesso tempo vogliamo anche raccontarvi che cosa è stato questa zona, perché ecco il punto su quello che è il porto nel passato. Ci troviamo qui al Molo Pagliari, dove si è stata scritta una delle pagine più importanti della storia di Spezia nella Seconda Guerra Mondiale, tanto che in seguito a questo fatto la Spezia ha ricevuto la medaglia d'oro al valore civile. Quindi è un invito a conoscere anche questi luoghi che magari generalmente uno non riesce a focalizzare, che magari ci passa in continuazione, ma che non vengono considerati nel loro giusto valore. Quindi fanno parte della nostra storia, della nostra tradizione, della nostra identità. Comandante, oggi si racconta il porto, ma quanto gli spezzini conoscono veramente il porto? È importante aprirlo alla città? Ma direi che è fondamentale, porto e città costituiscono un unico agglomerato, li divide un muro ma in realtà uno fa parte dell'altro e il porto, soprattutto quello di La Spezia, fa parte della storia di questa città, degli eventi principali che questa città ha vissuto
e quindi la conoscenza da parte degli spezzini del porto è fondamentale. Il porto è un luogo di lavoro, un luogo di aggregazione, però è un luogo, ripeto, della memoria storica, e quindi questo significa che conoscendolo la popolazione spezzina riesce ad avere anche un rapporto diverso con la realtà, quella marittima e portuale, che spesso è poco conosciuta, ma che comunque rappresenta per questa città un elemento fondamentale di sviluppo socio-economico. E vi ricordiamo che lunedì prossimo 17 ottobre, dopo il nostro telegiornale, andrà in onda uno speciale a proposito. Irene Renei firma 10 tazze a colazione, un libro che racconta la sua storia e quella delle tante donne e bambini che ha conosciuto in una comunità di accoglienza. Il libro uscirà il 27 ottobre online e nelle librerie. Primo appuntamento in programma per venerdì 28 ottobre alle 18.30 per la presentazione e firma copie all'Urban Center di via Carpenino alla Spezia. Prendendo spunto dalla settimana dedicata alla protezione civile, anche il comune di Deiva Marina ha voluto presentare nelle scuole elementari e medie un progetto formativo sui rischi alluvionali, sismici e da incendi. La platea di 80 giovani studenti ha potuto seguire in maniera molto interessata le 3 ore di lezione tenute dal prof. Emilio Ardovini, disaster manager e consulente del comune. Al termine delle 2 lezioni i ragazzi hanno posto tantissime domande interessate ed intelligenti, a cui il professore ha risposto cercando il massimo coinvolgimento fra gli studenti. Fondazione Carispezia inaugura presso i suoi spazi espositivi la mostra In attesa, fotografia e territorio, che espone immagini presentate da oltre 92 fotografi. La mostra sarà visitabile tutti i giorni dalle 16 alle 19.30, il sabato e la domenica anche dalle 10.30 alle 13, con ingresso gratuito fino all'11 novembre. Vediamo per noi il servizio di Davide Morina. Si inaugura oggi la mostra In attesa, fotografia e territorio, che raccoglie progetti di associazioni attive nel campo fotografico sul territorio. Sì, abbiamo voluto una mostra diversa in fondazione, cioè una mostra dedicata al territorio, non solo come oggetto delle fotografie, cioè il territorio dove noi operiamo, quindi non solo la provincia di Spezia ma anche la Lunigiana, e non solo, dicevo, il territorio come oggetto delle fotografie, ma soprattutto il territorio come coinvolgimento dei fotografi, delle associazioni, le varie associazioni dedicate alla fotografia, dei circoli fotografici, e l'abbiamo resi protagonisti di questa mostra, abbiamo messo i locali della fondazione a loro disposizione da questo punto di vista, abbiamo coinvolto le varie associazioni, ne abbiamo poi selezionate 8, hanno portato 17 progetti fotografici con più di 1000 foto e 92 fotografi, quindi è un coinvolgimento vero, concreto di tutta della nostra comunità. È una mostra molto bella, sono tappezzate tutte le pareti della fondazione con le varie fotografie che illustrano non solo le bellezze paesaggistiche ma anche le bellezze e particolarità architettoniche, i personaggi, le persone del nostro territorio. Quindi è una mostra da questo punto di vista che è sicuramente dedicata a quello che è il territorio di intervento della fondazione. Al via la 10ª edizione di Prevenzione a gonfie vele, che si svolgerà sulla nave Palinuro martedì 18 ottobre, grazie alla collaborazione di diversi enti, fra cui la Marina Militare, ASL 5 e il Comune della Spezia. I maestri d'ascia e i maestri del mare, il progetto di documentario organizzato da USR Liguria, la Lega Navale Italiana di Lerici e con il contributo di Fondazione Carispezia, sarà presentata lunedì prossimo 17 ottobre nella sala multimediale di Tele Liguria Sud in piazzale Giovanni XXIII a partire dalle ore 10. Diario di Mario il veterinario è il divertente titolo del libro con cui Mario Polleschi racconta la sua vita e gli aneddoti più avvincenti dei 50 anni della sua professione. Vediamo di più nel nostro servizio. Diario di Mario il veterinario è il titolo del suo libro.
Sì, l'ho chiamato così anche perché faceva delle belle rime, no? Di Ario, di Mario il veterinario, e quindi non potevo chiamare altrimenti. L'ho scritto così, un po' come omaggio soprattutto per la mia clientela, nell'occasione dei 50 anni di laurea e di professione, che è insomma tanta roba, e quindi in questi anni ovviamente ho visitato migliaia di animali, ho avuto a che fare con migliaia di persone, insomma è stata un'esperienza veramente molto molto ricca, e tutto sommato sono contento di aver percorso questa strada, anche se è stata una strada non piena di difficoltà, di stress, di emozioni di tutti i tipi e via dicendo, sono molto, molto, molto pesante e molto dura, sono riuscito a reggere, insomma, tanta roba, come si suol dire. Quindi una carriera che merita sicuramente di essere raccontata, piena di aneddoti, uno che ci vuole raccontare? Ma guardi, veramente è difficile fare una scelta. Parlando di quando ho visitato animali un po' fuori dai soliti cani e gatti, certo mi sono capitate cose un po' strane, tipo un'iguana che si era strappata un arto anteriore quasi completamente, che poi l'ho ricucita pensando che l'arto si sarebbe poi staccato entro pochi giorni, e invece si è miracolosamente riattaccato ed è guarita poi alla perfezione, non me l'aspettavo sinceramente. E poi le mille altre cose, tipo, non so, il cane che ha mangiato 160 ravioli tutti assieme, che erano belli pronti per il giorno di Natale, no? Mentre i proprietari erano messa, gli ravioli sono spariti. E poi ho avuto anche altri animali, per esempio mi è capitato a San Terenzo tanti anni fa una tigre che aveva 3 mesi e mezzo o 4 con una bella frattura, e quindi avevo qualche difficoltà, un po' di paura, però era ancora piccola. E poi già ero riuscito a curare abbastanza bene, e poi dopo pochi mesi hanno dovuto darla via, perché veramente era impensabile tenere in casa la tigre, proprio una specie di follia vera e propria. Poi sì, poi sono stato anche chiamato, mi ricordo tanto tempo fa, in un circo per un elefante, ma arrivo per quell'altro elefante, hanno un orecchio, era un grattacielo, praticamente un grattacielo, ed era incastrato in mezzo a un grattacielo ancora più grande, un altro un po' più piccolo. Per un attimo ho detto vado, poi ho detto, qui mi schiacciano, divento una frittella, e me ne sono andato, ho salutato tutti, e l'elefante se lo sono curato da solo. Passiamo ora alla pagina sportiva e apriamo con lo Spezia Calcio. Le Aquile si preparano infatti ad affrontare la Cremonese nella partita che si giocherà domani alle 15 al Picco. Ascoltiamo a questo proposito le parole di mister Gotti. Rispetto alla partita di Monza, cosa hai detto ai ragazzi in settimana? Diciamo, come siete andati a ripercorrere gli errori, se ci sono stati errori? Insomma, cosa hai fatto notare alla squadra? Gli atteggiamenti, è chiaro che ci sono stati degli episodi che hanno determinato il risultato della partita, però sono gli atteggiamenti importanti, perché secondo me lo Spezia era partito bene da tanti punti di vista, sia dal punto di vista calcistico che dal punto di vista dell'atteggiamento, della gestione del campo. Stavamo riuscendo a fare abbastanza bene le cose che avevamo preparato nella contrapposizione con il Monza, e poi alla prima occasione prendi gol e lì cambia l'atteggiamento, e qualche giocatore non riesce più, perde un po' di confidenza, non riesce più a esprimersi come riusciva a fare con facilità 5 minuti prima, e questi sono i passaggi di solidità, di miglioramento che vanno percorsi da una squadra. Grazie. Io non la penso proprio così, perché comunque a 8 punti si sta meglio che a 3, e quindi il campionato è lunghissimo. Sappiamo che la Cremonese è una squadra che contro quasi tutti gli avversari ha prodotto tanto e ha concesso tanto, quindi è una squadra sulla carta potenzialmente in grado di fare qualsiasi risultato, perché tanti episodi ci sono stati in queste partite che hanno determinato i suoi risultati, le ho viste quasi tutte, e quindi una squadra che ha queste caratteristiche, che dove può succedere un po' di tutto, va affrontata nel modo giusto.
però mi auguro che, no, mi auguro, sono consapevole che anche noi abbiamo le nostre qualità e che abbiamo anche l'opportunità di offendere la Cremonese. E passiamo al basket, al secondo impegno interno di fila, dopo la vittoria sul Siena, la Tarros Spezia tenta lo scatto in classifica in Serie C Gold Toscana. Domani sera di nuovo al Palasprint contro il Val di Sieve alle ore 18. Il servizio di Andrea Catalani. La sconfitta d'apertura in quel di Castel Fiorentino è ormai alle spalle, infatti in settimana la Tarros Spezia si è goduta il brillante successo nel debutto casalingo nel campionato di Serie C Gold Toscana sulla Mens Sana Siena. Domenica scorsa al Palasprint, ora secondo impegno interno consecutivo e ciò può essere occasione propizia per un netto stacco verso le prime posizioni in classifica. Per l'occasione arriva alla Spezia il Val di Sieve, però l'imperativo dice massima concentrazione d'obbligo. Buongiorno a tutti, sono qua, sono Alessio Bolis, sono qua per commentare la partita, la scorsa partita vinta da noi appunto contro Mens Sana Siena. È stata una partita per alcuni tratti difficile, perché comunque sono una grande squadra secondo me, hanno dimostrato di avere molto potenziale, soprattutto nei tiratori esterni, i quali ci hanno veramente fatto male nei primi due quarti. Poi però fortunatamente siamo stati capaci di rientrare, soprattutto da un punto di vista difensivo, e conseguentemente siamo riusciti ad allungare fino a poi arrivare ad un risultato che è più 15, che però diciamo che ci saremmo anche meritati un po' di più, visto che abbiamo lasciato spazio ai giovani. Sguardo al Bassesia, cosa vi suggerisce il prossimo impegno? Sarà una bella partita secondo me, perché comunque loro sono una squadra che ha dimostrato di saper vincere in trasferta, sono una squadra che sicuramente ti porta a giocare una pallacanestro molto vicina alla loro, non quindi una pallacanestro tecnica, ma bensì una pallacanestro di voglia, di velocità, di poche letture ma di grande efficacia, e quindi noi dobbiamo essere sicuramente pronti a impostare la partita nel modo che noi vogliamo e che preferiamo, visto considerato che saremo ancora tra le mura amiche. E concludiamo con il calcio femminile. Nel secondo anticipo della sesta giornata del campionato femminile di Serie C, girone A, la SD Spezia batte 2-0 allo stadio Marchini di Castelnuovo Magra la Solbiatese, quest'ultima sino ad oggi seconda in classifica a 12 punti. Primo tempo di studio tra le due compagini, senza grosse occasioni sia da una parte che dall'altra. Nel secondo tempo sono uscite le Aquilotte, primo gol di Valtolina e seconda marcatura di giornata da parte di De Zotti. Questo risultato proietta a 9 punti la squadra di mister Ferrarese in attesa del completamento del tabellino di giornata con le gare in programma domani. E vi ricordiamo che all'interno di Domenica Sintesi di domani andrà in onda un ampio servizio della gara con interviste alle protagoniste. E per questa edizione era davvero l'ultima notizia, io vi lascio alle previsioni del tempo a cura di LIMET, Centro Meteo per la Liguria. Grazie dell'attenzione e buon proseguimento di serata. Un saluto da Simone Frattini di LIMET. La settimana si conclude con correnti umide nei bassi strati. Soprattutto nella prima parte di domenica sono attese molte nubi e qualche goccia di pioggia. Ad inizio settimana invece il rinforzo dell'anticiclone favorirà tempo stabile e soleggiato. Ma veniamo ai dettagli per quanto riguarda la giornata di domani, domenica 16 ottobre, in Liguria. Al mattino nuvolosità bassa sul centro Levante, potrà risultare maggiormente compatta e associata a locali piovaschi su Savonese orientale, Genovesato occidentale e Spezzino. Tempo asciutto con velature in transito a ponente. Dalle ore centrali della giornata e nel corso del pomeriggio nubi basse più insistenti nelle zone interne, non si esclude anche qualche locale piovigine. Lungo la fascia costiera graduale miglioramento con stratificazioni medio-alte in transito. In serata copertura nuvolosa in generale diminuzione.
I venti saranno deboli o moderati dai quadranti orientali. Il mare si presenterà generalmente poco mosso. Ed infine le temperature, che saranno stazionarie o in lieve aumento. Lungo la fascia costiera i valori minimi oscilleranno tra 15 e 20 gradi, mentre nell'interno tra 6 e 15 gradi. Le temperature massime saranno comprese tra 20 e 24 gradi sulla costa e tra 15 e 21 gradi nell'entroterra. Per questa edizione è tutto, maggiori info sul nostro portale centrometeoligure.com ed inoltre vi ricordo di scaricare e consultare la nostra app gratuita LIMET. Thank you.